ospite dell'urbe, manifesta con la sua parola interamente occupato. Il pubblico che gremisce le tribune accolgono con applausi calorosi il laura. Dopo che il ministro degli affari esteri, Sua Eccellenza Galeazzo Ciano, ha pronunciato il suo grande discorso e la legge di accettazione della corona d'Albania da parte del re d'Italia, imperatore d'Etiopia, è stata solennemente approvata, la Camera ascolta in piedi l'inno dell'impero.